Siamo col mister del Gazzata che dopo il buon esordio di settimana scorsa in trasferta oggi è incappato contro una squadra tosta che forse ha meritato la vittoria. Sì, indubbiamente. Noi, avendo diversi ragazzi, abbiamo mai giocato a 11. Quando incontriamo i campi grandi, lo sapevamo che saremmo andati in difficoltà. In più, due sono arrivate dopo perché avevano impegni di lavoro e quindi abbiamo dovuto un po' mettere una formazione un po' racimolata così e dopo fai fatica perché è un continuo cambiare ruolo e si fa fatica. Poi quando è una squadra tosta si fa ancora più fatica. Però qualcosa di buono l'abbiamo fatto anche oggi. Per non aver mai giocato a 11, cioè, c'è da lavorare, però qualcosa di buono si è visto, dai. Anche con una squadra veramente brava, non brava. Senti, tu l'anno scorso facevi il vice da tuo figlio, cosa ti ha spinto invece? La figlia Quindi, dopo aver dato la mano al figlio, l'anno dopo ha dovuto. mi ha ricattato la figlia, ha detto hai dato una mano a mio fratello, adesso devi dare una mano a me. Quindi sono qua. Senti, che differenza si ha? È inutile negarlo, fra allenare le donne e allenare gli uomini. No, ma a differenza sostanziale no, bisogna solo atleticamente è un'altra cosa, ecco, quindi, però per il resto si impegnano, hanno voglia di fare, quindi differenza poca. Bisogna solo gestirle meglio sul fatto dell'atletica. Non si può fare certe cose che con i maschi fai e non puoi pretendere che facciano certe cose che i ragazzi fanno, però per il resto bene, cioè mi trovo bene, no? Sono disposto a sacrificio, quindi va bene così. C'erano tante delle ragazze che giocavano a 7 che sono venute a giocare da te, giusto? Eh Quindi sì, questo quasi. Eh 7 a 11 è un passo, e se certo, è un altro sport, è un altro giusto? sport. Difatti la difficoltà che abbiamo è proprio quella, no? Che sui campi, specialmente in campo grande, si perdono un po' in campo, però lo sapevamo e quindi vediamo nel ritorno. A fine andata di aver imparato anche questo. Insegnato anche a muoversi a 11, che è la cosa più essenziale. L'importante è fare più punti di tuo figlio. No, io spero che lui ne faccia tanti più di noi. Noi è la prima esperienza a 11, quindi va bene tutto. Però ho visto che anche insomma, qualche persona è venuta a vedervi, quindi è già un sintomo che Gazzata, quando c'è calcio, che sia maschio, che sia femmina, viene. Certo. No, poi il calcio femminile, anch'io non pensavo, invece è abbastanza seguita. Va speronati un po' di più, ma logicamente, insomma, poi, specialmente noi è il primo anno, quindi però penso che va bene, dai, cosa fare? Noi siamo contenti, adesso vediamo cosa di migliorare sempre di più e basta. Ok, ti ringraziamo. Per le donne le andiamo a disturbare alla prossima volta quando vincono, perché prima di solito è stato quando perde, cioè prende sempre con l'allenatore, quindi Certo. tanto pure le spalle grosse ce le hai. Ma sì, non c'è problema. No, beh, tanto io sono contento, la prestazione non mi è dispiaciuta. Mi ha fatto fatica, ci sta. Quando perdi contro una squadra più forte va bene, cioè, le scuse non sono tante, sono state più brave, appunto. Finita lì. Grazie Tambo, alla prossima.